E torniamo in diretta per parlare di giovani, di scuola, di università, ma soprattutto di merito, delle prospettive che i nostri giovani hanno in Italia nella loro formazione. Lo facciamo con un ospite d'eccezione, il dottor Michele Crudele, direttore del Collegio Universitario di Merito IPE Poggio Valente di Bari, vice direttore della Scuola Internazionale Superiore per la Ricerca Interdisciplinare della Pontificia Università della Santa Croce, consigliere di amministrazione della Fondazione Giovanni Paolo II di Bari, esperto esterno del gruppo di lavoro minori del Consiglio Nazionale degli Utenti dell'AGCOM, si è laureato con lode nel 1982 in fisica a indirizzo cibernetico, ha fatto parte del gruppo ristretto che fondò l'Università Campus Biomedico di Roma agli inizi degli anni 90, è stato esperto di alto profilo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ha avuto incarichi ministeriali sui temi di difesa dei minori in rete e legalità informatica. Tra l'altro ha fondato e dirige il portale ilfiltro.it dell'Associazione Centro Elis, di cui è attualmente consulente per la tutela dei minori dai rischi di internet, un curriculum molto vasto e ci fa davvero piacere quest'oggi salutarla ed averla con noi per parlare di un tema sicuramente delicato. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, come ha visto il filo conduttore del mio curriculum sono i giovani. Esatto, ed è il tema che andiamo a sviluppare quest'oggi proprio perché ci sono delle notizie non proprio positive, soprattutto per ciò che concerne il futuro del nostro paese. Questa mattina abbiamo sentito e letto sui quotidiani del caso meno 2600 in 10 anni nell'Italia senza figli, scompaiono le scuole. Nel 2033 gli studenti saranno 6 milioni, erano 7,4 nel 2021 e il dossier di Tutto Scuola, ecco, mette in evidenza questi dati. Così come nei giorni scorsi si è parlato di un altro tema scottante che è quello dell'abbandono universitario, tanti temi correlati tra loro. Ma allora, appunto, in base alla sua esperienza, ecco, quali sono le prospettive per l'Italia e perché siamo in questa situazione? Questo è il quadro italiano. Se guardiamo il quadro meridionale è ancora peggio, perché quello che succede è che i talenti tendono ad andarsene via. Tant'è che il progetto del nostro collegio di merito Poggio Levante è proprio quello di trattenere i talenti al sud. Questo è un primo passo per rafforzare lo sviluppo del meridione, che altrimenti genera una serie di ragazzi e ragazze che vanno in giro per l'Italia o per il mondo con successo perché sono bravi, però non sviluppano il meridione. L'altro aspetto importante di formazione dei collegi di merito, che sono un'istituzione accreditata e riconosciuta dal Ministero dell'Università in tutta Italia, sono una cinquantina, però al sud sono pochissimi, è il fatto di vivere in una comunità ragazzi e ragazze, dipende dai collegi, che danno la possibilità di una formazione completa, quindi non solo di carattere professionale, ma anche di carattere umano e in alcuni casi per chi vuole anche di carattere spirituale. Questo che significa che mettiamo in grado i ragazzi di trovare lavoro subito, di mettere su famiglia subito perché hanno un lavoro sicuro e quindi in questo senso avere anche la voglia di avere figli, belle famiglie, perché? Perché hanno la sicurezza economica e la sicurezza lavorativa. Quindi l'effetto indotto di una formazione professionale di alto livello come quella che si dà nei collegi di merito è anche una garanzia per il futuro della nazione e in particolare nel caso nostro del meridione. Ecco, il vostro obiettivo è in sintonia con quello che un grande autore che sentiamo vicino, John Henry Newman, ha descritto nella sua opera l'idea di università. Ecco, quali sono i tratti peculiari di questo pensiero? Sì, noi l'abbiamo messo nella nostra brochure, un testo del Cardinal Newman o di San John Henry Newman, dovremmo chiamarlo adesso. E lui aveva un'idea di università non settoriale, di specializzazione, ma un'università
che prendeva spunto dal suo nome, Universitas, cioè vertere ad unum, portare gli studenti ad avere una visione completa, ampia, dell'unità del sapere. Questo significa che lo studente universitario, per lui, quello ideale, è una persona in grado di dialogare con gli altri, di studiare i problemi e poi di risolverli con libertà, senza intromissioni, per esempio, della politica all'interno dell'università. Nell'università, come diceva anche San José María Escrivá, al quale noi ci ispiriamo come messaggio formativo, l'università non deve servire per fare politica partitica, deve servire per formare i politici del futuro, che poi liberamente sceglieranno la loro strada, la loro impostazione, ma avranno nell'università avuto la possibilità di dialogare con gli altri in modo sereno, di studiare i problemi, di confrontarsi senza polemiche e senza aggressioni. Certo, ecco, uno dei motivi a suo avviso che possono essere la causa o la concausa di quest'altro fenomeno di cui abbiamo fatto cenno, cioè l'abbandono delle università da parte di tantissimi giovani, un problema di formazione, di proposta o di indirizzo sbagliato talvolta che i giovani intraprendono senza avere ancora un'adeguata idea di quello che è il loro futuro? Certamente l'orientamento professionale all'università nelle scuole secondarie di secondo grado non è ancora fatto in modo sufficiente, però c'è anche un altro elemento che è quello della qualità della docenza universitaria. Io ho insegnato in università per una quindicina d'anni e mi rendo conto che è diverso l'atteggiamento del professore che va in aula per fare la sua lezione, ma non gli interessa niente degli studenti che ha davanti, possono essere 10 o 500, fa lo stesso. E invece il professore che ci tiene a insegnare e a far sì che i ragazzi e le ragazze imparino veramente. Con questo atteggiamento lo studente si sente più accolto e quindi tende a rimanere nell'università. Ecco perché ci sono università virtuose che hanno bassi tassi di abbandono, perché hanno professori virtuosi, cioè hanno professori che riescono a entusiasmare gli studenti e a portarli avanti e non a, come succede alcune volte, bocciare tutti in una sessione senza far promuovere nessuno. Per me questo non è un fallimento degli studenti, è un fallimento del docente che non è stato in grado di trasmettere il suo sapere in modo organico, in modo strutturato. E poi c'è l'aspetto fondamentale, almeno in questo nostro breve dialogo, che è quello appunto del merito e della meritocrazia. Sembrerebbe una parola questa tornata di moda, ma come si può concretizzare realmente in Italia? Allora, il nostro presidente Mattarella ha detto esplicitamente che il merito vuol dire dare la possibilità a tutti di sfondare, cioè di mettere a frutto i propri talenti. È indubbio che ognuno ha i suoi talenti, chi pochi e chi molti. L'importante, il vero merito, è mettere a frutto quei talenti che ha. Noi nel nostro collegio Poggiolevante a Bari diamo a tutti la possibilità di emergere anche indipendentemente, per esempio, dalla situazione economica, perché abbiamo delle borse di studio molto generose che permettono a tutti di affrontare gli studi universitari a Bari, di risiedere in un posto bello, esigente certamente, ma anche divertente, affascinante, appassionante. Noi aiutiamo gli studenti sia con i contributi del Ministero, perché siamo un collegio di merito, con i vari bandi dell'INPS, dell'ENPAM, dell'ADEP, per chi ne può usufruire, ma soprattutto con quello che le aziende danno al nostro collegio per il progetto degli innovatori digitali. Questa è una vera novità sul mercato italiano e in particolare qui a Bari. L'Alta Scuola Internazionale Residenziale per Innovatori Digitali che abbiamo messo su 7 anni fa mette i ragazzi sin dal primo anno di università o politecnico a seconda degli studi che fanno in contatto con un'azienda locale
che affida loro un progetto vero per risolvere un problema vero. Quindi lo studente già a 19 anni si trova a interloquire con alti livelli di aziende del territorio, che siano dell'ambito dell'information technology, ma anche altre, ne cito alcune, Fincons, NTT Data, ma anche Valle Fiorita, Autotrend, che sono una dell'ambito alimentare, l'altro dell'ambito automobilistico. Queste qui hanno problemi da risolvere, non hanno le risorse interne o il tempo per risolverlo, lo affidano ai nostri ragazzi che in un certo tempo, dedicando le ore libere, tra virgolette, durante la settimana, lavorano per questo obiettivo. Il vantaggio è duplice, o se vogliamo triplice, hanno ovviamente una retta più bassa perché hanno la borsa di studio. Loro imparano a lavorare già durante l'università e, guarda caso, non lasciano l'università, anche se potrebbero iniziare a lavorare subito perché si sono accorti di essere capaci, e invece portano avanti la laurea contemporaneamente, e le aziende fanno talent scouting perché si trovano davanti ragazzi con capacità notevoli di collaborazione, di lavoro di gruppo, di empatia, di affidabilità, perché poi questo è il messaggio principale da dare ai ragazzi. Attenzione, la preparazione professionale è importante, ma quello che vogliono le aziende è l'affidabilità, cioè gente alla quale io posso affidare un problema e so che ci metterà tutta la sua energia e tutto il suo impegno per risolverlo. Ecco, in conclusione allora, come fare per entrare in contatto con la vostra realtà? Il sito poggiolevante.it ha tutte le informazioni, anche sui costi, sulle opportunità, e noi facciamo delle selezioni il sabato mattina abitualmente, che consistono in alcuni test di logica, di comprensione di testo e anche colloqui con noi dello staff e con un alunno senior, in modo da capire se lo studente ha la voglia di mettersi in gioco, quindi non ci vogliono particolari doti o particolare preparazione. Mettiamo un limite di ingresso di voto di maturità che è 85, semplicemente perché c'è un limite dei collegi di merito definito dal Ministero di una media da garantire durante tutti gli anni. Perché, appunto, essendo di merito, ognuno deve cercare di fare del suo meglio. Teniamo presente che, soprattutto al primo anno, noi aiutiamo i ragazzi a superare i primi esami attraverso professori che vengono da noi a prepararli, ad aiutarli, a rafforzarli o ad approfondire in materie come analisi, fisica, geometria, chimica, cioè le materie fondamentali che spesso sono un ostacolo per il rodaggio universitario. L'esperienza è che anche ragazzi che hanno cominciato con fatica poi si sono laureati col massimo dei voti. E questo è un ottimo stimolo anche per chi magari in questi minuti ci sta ascoltando e vuole intraprendere questo tipo di percorso. Vorrei Sì, mi dica. chiudere con una notazione. Sì. I ragazzi che stanno da noi non si occupano solo di studio, ma anche fanno volontariato. Per esempio nella Fondazione Giovanni Paolo II, lei ha citato prima, e vanno ad aiutare i ragazzi di 12-13 anni insegnando loro la programmazione informatica, perché questo può essere per loro un traguardo futuro e un lavoro sicuro, perché nell'IT c'è una grande richiesta in questo momento, soprattutto in Puglia, in particolare a Bari. Quindi mettendo i ragazzi in gioco anche sul fronte della solidarietà, noi facciamo sì che la loro formazione sia veramente completa, sia quella che voleva Newman. Ecco, un valore aggiunto sicuramente. Grazie, grazie di cuore. Allora, buon lavoro e a presto. Grazie a voi.